Quando questi leoni hanno teso un'imboscata ai bufali, non sapevano cosa li aspettava. Invece di fuggire in preda al panico, gli ungulati hanno scelto una resistenza furiosa. Hanno letteralmente disperso i predatori, che hanno dovuto nascondersi in preda al panico tra i cespugli. Ora vedrai altri casi in cui i bufali hanno dimostrato la loro forza. Il bufalo africano è uno degli erbivori più forti del mondo. Non solo perché i singoli maschi possono pesare poco meno di una tonnellata, ma anche per il disperato coraggio di questi combattenti. Guarda come un bufalo combatte contro avversari di dimensioni significativamente più grandi. Questo rinoceronte è circa 6-7 volte più massiccio del bufalo, ma l'ungulato tenta coraggiosamente un attacco frontale. Sembra che le loro dimensioni corporee siano quasi le stesse, ma in realtà non lo sono. Il bufalo è piuttosto alto grazie ai suoi lunghi arti, ma in realtà il rinoceronte è in netto vantaggio. Il bufalo lo sa, ma questo non lo ferma. Questo bufalo è riuscito a resistere anche a un elefante. Il tutto per la difesa del suo gregge, dove l'animale ricopre il ruolo di leader. Il bufalo attacca ferocemente l'elefante, che 10 volte più massiccio e potrebbe facilmente buttare a terra l'avversario con un solo colpo. Fortunatamente per l'ungulato, l'elefante si è rivelato pacifico e ha fatto un passo indietro. Proprio come questo! L'elefante sembra divertito di fronte a questo bufalo. Ma il gigante dalle grandi orecchie ha sottovalutato l'avversario. Il bufalo non si tira indietro e usa le corna. Tuttavia, tutto si è concluso senza feriti. Probabilmente il bufalo capisce cosa potrebbe fargli un elefante infuriato. L'arma principale del bufalo sono le sue potenti corna. La loro forma è perfetta per l'autodifesa. Le punte affilate sono disposte in modo da coprire gli occhi e contemporaneamente consentono al bufalo di attaccare i predatori se si attaccano alla gola di lato. Le corna si assottigliano bruscamente e possono infliggere terribili ferite da punta. La base delle corna è molto massiccia e densa. Si trova davanti alla testa ed è esposta poiché le corna si curvano ai lati e leggermente all'indietro. Pertanto il bufalo utilizza la base delle sue corna come un potente ariete per attacchi frontali. Le punte delle corna sembrano afferrare la vittima dell'attacco, rendendo estremamente difficile schivare l'attacco del bufalo a distanza ravvicinata. È interessante notare che durante gli scontri i maschi possono accidentalmente impigliarsi con le loro corna. Si può solo sperare che riescano a liberarsi da questo intrappolamento. Tuttavia, le corna non sono l'unica arma di questo animale. Il peso di oltre una tonnellata è la norma per un bufalo africano. Ma alcuni maschi robusti possono raggiungere un peso di quasi il doppio. Con le loro abilità fisiche, i bufali usano le loro armi con coraggio. Spesso combattono tra loro per il controllo della mandria e per le femmine, ma soprattutto questi animali non hanno paura di combattere i predatori e di opporre loro una feroce resistenza. I bufali sembrano piuttosto muscolosi e nonostante la loro massa rimangono animali agili e con reazioni eccellenti. Quindi, oltre alle corna, usano altri mezzi per combattere gli aggressori, principalmente gli zoccoli. Un bufalo può calpestare un predatore sbadato che si è avvicinato troppo. Sebbene i bufali speronino raramente, possono calciare con le gambe ad un'altezza considerevole rispetto al corpo. Il principale nemico del bufalo africano è il leone. Questi felini carnivori sono abbastanza forti da attaccare i bufali anche uno contro uno. Un leone può abbattere un giovane bufalo a terra e raggiungerne la gola, quindi strangolarlo nonostante i tentativi del bufalo di liberarsi. Anche se la caccia al bufalo è una delle avventure più pericolose per i leoni, anche gli zoccoli solitari possiedono una forza tremenda. Il bufalo può facilmente sollevare una leonessa sulle corna, farla sentire come un uccello e sbatterle la testa a terra con un colpo solo. Inoltre, se il bufalo riesce a liberarsi dalla presa, tenterà senza dubbio di attaccare i leoni che sono troppo vicini ed è improbabile che riescano a scappare. Quindi il bufalo può semplicemente disperdere i leoni con la stessa facilità con cui una palla da bowling disperde i birilli quando colpisce il centro con uno strike. Ma il branco di leoni rappresenta una minaccia ancora più seria, poiché diverse leonesse possono quasi garantire la vittoria su un singolo bufalo. Fortunatamente, gli erbivori spesso si aiutano a vicenda, quindi la tattica principale dei leoni, quando li cacciano, non è la furtività ma l'intimidazione.
I leoni devono instillare il panico tra gli ungulati, facendoli soccombere alla paura e iniziando a fuggire in modo caotico. Allora, è possibile rapire un animale e attaccarlo nel trambusto dei bufali in ritirata. Se il gregge non sussultasse, potrebbe fornire resistenza collettiva. Basta guardare questi scatti impressionanti. I bufali si sono radunati come un esercito e si sono riversati come un'onda nera sui predatori. È difficile contare il numero di ungulati che hanno preso parte all'attacco. Ma si parla di dozzine. Anche se un singolo bufalo può resistere a due o tre leonesse, nel caso di una schiacciante superiorità numerica degli erbivori, i predatori non hanno scampo. I bufali respingono con successo i leoni. È interessante notare che gli ungulati non combattono in modo così caotico e sconsiderato come ci si potrebbe aspettare. Formano un cerchio che gradualmente si stringe attorno ai leoni. I predatori adottano una difesa circolare. I bufali attaccano episodicamente. Un animale si fa avanti, sfera un attacco furioso ma breve e torna rapidamente indietro. Gli alleati nelle vicinanze gli coprono le spalle, impedendo ai leoni di lanciare un contrattacco. Poi un altro animale ripete la stessa mossa in un punto diverso dalla formazione, e così via più volte. Questa tattica logora i leoni. Ora i predatori sono sull'orlo del panico. Il compito dei bufali è scacciare i vicini pericolosi da questo territorio. Permettere ai leoni di restare significa che attaccheranno, ma più tardi, quando potranno mimetizzarsi nell'erba. Le vittime dei predatori saranno gli animali più deboli e più giovani. Per evitare ciò, i bufali sono pronti a tutto. Se i leoni si fossero tirati indietro e fossero fuggiti, gli erbivori li avrebbero semplicemente calpestati. Fortunatamente per i predatori, sono riusciti a mantenere la calma e si sono ritirati gradualmente, ma hanno chiaramente sottovalutato la tenacia dei bufali, che li hanno praticamente spinti dalla riva in acqua. Questi leoni non sono stati fortunati. Non c'era alcuna barriera d'acqua nelle vicinanze che li avrebbe salvati dall'accerchiamento finale. I bufali hanno chiuso il cerchio e hanno iniziato ad attaccare i nemici. Gli ungulati agivano con cautela in modo da non ferirsi accidentalmente a causa dello slancio e dell'inerzia. I bufali si precipitano contro i leoni da diversi lati, sferrano colpi furibondi e si ritirano dai loro compagni, che tempestivamente si aprono e lasciano entrare nelle profondità della mandria. Ciò ha rotto la formazione difensiva dei leoni, il che è stato un errore fatale. I predatori non avevano alcuna possibilità. I bufali non li hanno scacciati. Hanno deciso di combattere fino alla fine e di eliminare i leoni per l'ora successiva. Anche se i felini si difendevano ferocemente e cercavano di scappare, l'esito finale era solo una questione di tempo. Per quanto forte e feroce possa essere un bufalo, non sa respirare sott'acqua come un pesce. Questa evidente debolezza viene sfruttata dal coccodrillo, che attacca gli ungulati quando attraversano i fiumi o si avvicinano per bere l'acqua. Affrontare uno scontro uno contro uno con un bufalo può soltanto un coccodrillo al culmine della sua forza, adulto maturo ma ancora relativamente giovane. La lunghezza del corpo del rettile supera quella del bufalo e le mascelle del coccodrillo possono accogliere l'intera testa dell'ungulato. Ma in termini di pura forza fisica, il bufalo supera ancora il predatore grazie alla sua massa molto maggiore. Pertanto il coccodrillo usa l'astuzia. Si avvicina silenziosamente alla sua preda, la afferra con le sue mascelle straordinariamente forti e la trascina sul fondo. L'obiettivo del rettile è annegare l'animale ungulato. Ma questa bufala è chiaramente contraria a tale svolta degli eventi. Anche se l'apparizione improvvisa di un terrificante mostro squamoso ha spaventato la mandria e nessuno è venuto in aiuto del bufalo, ha trovato la forza e ha affrontato la minaccia da solo. Sembra che il coccodrillo stia vincendo. Sfrutta al massimo l'elemento sorpresa, attira il bufalo negli abissi, gli fa abbassare la testa, ma la voglia di vivere non abbandona l'ungulato. Resiste disperatamente. Un sistema cardiovascolare sofisticato rende i mammiferi più resistenti della maggior parte dei rettili. Pertanto il bufalo potrebbe resistere all'attacco principale del coccodrillo e il rettile si è semplicemente esaurito nel tentativo di annegare la preda. L'ungulato rimane in superficie abbastanza lungo da non soffocare. Anche lui era stanco, ma i suoi zoccoli cominciavano a minacciare il rettile. Così alla fine il coccodrillo libera il bufalo e nuota il più lontano possibile dalla minaccia. Il bufalo ferito nuota fino alla riva per riprendere le forze accanto alla mandria e riposarsi.
Nel frattempo il coccodrillo, con furia impotente, osserva da lontano, rendendosi conto solo ora di aver commesso un errore nella scelta del bersaglio. Forse attaccare un bufalo meno forte e testardo avrebbe avuto successo, ma questo individuo si è rivelato troppo difficile da gestire per il coccodrillo. Questa è una delle scene più impressionanti di una tigre che affronta un bufalo asiatico catturato dalla telecamera. Il predatore striato supera persino il leone sia in termini di dimensioni che di pura potenza fisica, e le sue abilità affinate, i suoi incredibili riflessi e la sua agilità gli consentono di cacciare da solo bufali che pesano circa una tonnellata. La tigre è riuscita ad attaccare inaspettatamente la mandria, provocare il panico e poi, con un potente balzo, abbattere un bufalo adulto e forte. Ma il bufalo resiste. Nonostante la forza di un simile balzo potrebbe spezzare il collo di un animale più piccolo, il predatore striato non si è arreso. Era preparato per una lotta estenuante. Le sue zanne si sono chiuse sulla trachea del bufalo e gradualmente la stringono. L'ungulato prova a liberarsi, ma la tigre è troppo forte. Tuttavia, il predatore era impreparato alla svolta degli eventi. La tigre ha sottovalutato il bufalo, ma anche l'intera mandria. Sono riusciti a superare la paura iniziale e a ritrovare la calma prima che la tigre potesse strangolare il bufalo. Hanno attaccato la tigre e sono riusciti a respingere il loro compagno dal predatore all'ultimo momento. La tigre è sotto shock, non si aspettava una resistenza così accanita ed ora è costretta a fuggire dall'intero branco. Sebbene i bisonti sembrino molto diversi dai normali tori, in realtà sono parenti stretti. Appartengono alla stessa sottofamiglia, che comprende anche yak, gaur, antilopi canna e molti altri. Inoltre, sia i tori che i bisonti condividono uno stile di vita simile. Entrambe le specie si uniscono in mandrie, sono forti e si distinguono tra gli altri ungulati per la loro feroce e carattere audace. Il principale nemico del bisonte americano nel suo ambiente naturale è il lupo. L'inizio dell'attacco dei lupi ai bisonti ricorda la prima fase dei leoni che cacciano i bufali africani. L'obiettivo dei predatori è far sussultare gli ungulati e farli fuggire in preda al panico. Tutti gli erbivori sono per natura piuttosto terrorizzabili, ma i tori, i bisonti e i loro parenti sono molto più coraggiosi, ad esempio delle zebre o delle antilopi. Fargli prendere il panico è impegnativo. I predatori devono avvicinarsi furtivamente al branco per sferrare un attacco improvviso al momento giusto, esponendosi deliberatamente dalla copertura della vegetazione. Quando i bisonti vedono l'apparizione improvvisa di un gran numero di nemici, gli ungulati rimangono sconcertati. Non sanno esattamente dove sono i lupi, quanti sono, e se dietro il cespuglio vicino ci fosse un predatore grigio, e se ce ne fosse un intero esercito qui. Lo spavento iniziale si trasforma in panico e l'intera mandria di bisonti corre in una direzione, esponendo i fianchi e la parte posteriore. Solo in una situazione del genere i lupi possono iniziare a dare la caccia agli individui più deboli, i malati, i vecchi, i giovani e gli indifesi, cioè coloro che restano indietro. Se i bisonti non cedessero al panico, formerebbero una formazione difensiva, dove gli individui più forti stanno fianco a fianco e non permettono ai predatori di avvicinarsi troppo. I più deboli restano al sicuro dietro di loro. Tale cura è degna del tuo rispetto, non sei d'accordo? Mi raccomando, metti un like per questo sistema di difesa dei bisonti. Ma la continuazione della caccia dei lupi alla mandria di bisonti differisce dalla tattica dei felini. I lupi non fanno affidamento su un attacco fulmineo o su un successo rapido, ma sulla vittoria attraverso un lungo inseguimento. Possono inseguire un bisonte per molti chilometri grazie alla loro incredibile resistenza. E quando l'animale è esausto, solo allora lo circondano per l'attacco finale. Soltanto hanno sottovalutato la resistenza di questo bisonte. Si scopre che può resistere a un intero branco di lupi anche da solo. Durante la difesa, il bisonte colpisce i lupi con le sue corna. Anche se le corna del bisonte sono piuttosto corte, grazie ai potenti muscoli del collo, se il bisonte riesce a sferrare almeno un colpo preciso, conficcherà il lupo nel terreno fino al collo. Non c'è da stupirsi che i predatori si disperdono in direzioni diverse. Non sospettavano che la loro preda avesse una tale riserva di forza. Forse i lupi si sono già pentiti di non aver scelto un individuo più giovane e meno esperto. In generale, i bisonti possono sorprendere non solo i lupi. A causa delle spalle molto massicce e delle teste grandi, i loro corpi sembrano troppo potenti per essere eleganti. Ebbene, il bisonte è davvero incredibilmente forte, ma allo stesso tempo possiede un'agilità inaspettata.
Ci sono prove che questi giganti, il cui peso può raggiungere poco meno di una tonnellata, possano saltare un ostacolo alto circa 2 metri, con una corsa minima. Possono correre per ore nella neve alta, nuotare nell'acqua ghiacciata e manovrare facilmente tra gli alberi quando la mandria attraversa una fitta foresta. Particolarmente impressionanti sono gli scontri tra i bisonti e l'unico predatore che da solo può sconfiggere un individuo adulto: l'orso. I grizzly sono probabilmente i carnivori più pericolosi del Nord America. Raggiungono un peso di 1/3 di tonnellata, più o meno equivalente a 4 uomini adulti. Una coda corta e uno strato di grasso molto spesso, insieme a una pelliccia densa, creano l'immagine di una bestia leggermente goffa e lenta. In realtà, sulle brevi distanze, un grizzly è solo leggermente più lento di un cavallo. Ma la cosa principale sono le sue qualità di combattimento, poiché l'orso può stare in piedi a lungo sulle zampe posteriori. Possiede abilità di combattimento corpo a corpo. Ogni colpo della zampa anteriore di un grizzly può spezzare la spina dorsale di un cervo. In un solo minuto, un orso può sferrare diverse decine di colpi devastanti, tutti da diverse angolazioni e da diversi lati. Inoltre, le zampe sono armate di enormi artigli ricurvi che strappano facilmente la corteccia delle querce secolari. Spesso un orso afferra la sua preda con queste potenti zampe, si lancia contro di lei con tutto il suo peso e poi la afferra con le mascelle. Il bisonte è uno dei pochi che può scappare da una tale presa. Guarda come si difende ferocemente dall'orso. Sembra che i colpi con le zampe del predatore siano devastanti, ma non fanno alcuna impressione sull'ungulato. Questo non è del tutto esatto. Il bisonte è infatti troppo robusto e massiccio perché l'orso possa infliggere danni critici con un solo colpo. Tuttavia l'ungulato sente gli artigli del predatore, ma non si fa prendere dal panico e non si ritira ciecamente. Il bisonte reagisce e ora l'orso comincia a capire di aver commesso un errore nella scelta della preda. Il bisonte sperona l'orso, più volte usa le sue corna corte ma affilate e tenta di calpestarlo. In tali duelli, gli erbivori non sempre escono vittoriosi. Tuttavia, il bisonte ha le maggiori possibilità di sconfiggere l'orso rispetto a qualsiasi altro abitante del Nord America. Inoltre, il bisonte può combattere a lungo e resistere al predatore finché non si stanca. In questo modo, l'ungulato potrà preservare la propria vita. E se ci sono diversi bisonti, la cosa principale per loro è non soccombere allo shock iniziale dell'apparizione di un enorme predatore. Se gli animali riescono a resistere insieme, le possibilità di vittoria dell'orso scendono allo zero assoluto. Un branco di bisonti può calpestare un predatore come un grizzly. Le abilità di combattimento dei bisonti vengono affinate nelle battaglie tra loro. Questo è tipico degli erbivori cornuti. Combattere tra loro durante la stagione degli amori o per la posizione di leader nella mandria è una cosa normale. Non solo i tori lo fanno, ma anche i cervi e molte antilopi. Generalmente gli erbivori cornuti usano le loro armi contro i loro simili molto più spesso che contro i predatori. E una volta individuati, la maggior parte cercherà di scappare. Ma a giudicare dal comportamento del bisonte, questi conflitti intraspecifici sono come un allenamento per una battaglia con aggressivi carnivori. Dopotutto, sebbene i bisonti possano essere inclini al panico, spesso oppongono una feroce resistenza ai predatori. E durante le battaglie tra maschi acquisiscono l'esperienza necessaria. Inoltre i loro duelli sembrano impressionanti. Notate come due potenti bestie dal peso di quasi 1 tonnellata ciascuna si lanciano quasi contemporaneamente in avanti per un attacco frontale. Sembra che alla loro collisione seguirà un'onda d'urto, come un'esplosione. I bisonti sollevano intere nuvole di polvere, manovrano, si colpiscono e si speronano a vicenda con incredibile determinazione. Ma allo stesso tempo, tali duelli raramente portano a lesioni gravi per gli avversari. Anche quando un bisonte perde, l'altro trova sufficiente moderazione per fermarsi in tempo e non finire l'avversario sconfitto. Forse la ragione risiede nel sangue freddo degli animali, o forse è perché la forza dei bisonti risiede nella difesa collettiva dell'intero branco, in modo da evitare infortuni inutili. I rivali di ieri si troveranno fianco a fianco contro un intero branco di lupi domani, quindi gli ungulati devono avere fiducia nella forza dei loro compagni. Quali sono i tuoi pensieri a riguardo? Perché gli stalloni durante i duelli per la leadership in una mandria di cavalli selvaggi spesso privano fatalmente la vita dei perdenti, mentre i tori e i bisonti no? Condividi la tua opinione nei commenti, siamo interessati a sapere cosa ne pensi. In natura, gli habitat dei bisonti e dei rinoceronti non si sovrappongono.
I bisonti si trovano solo nel Nord America. Una piccola popolazione del loro parente molto stretto, il bisonte europeo, è sopravvissuta nell'Europa orientale, nei territori di Polonia, Ucraina e Bielorussia. I rinoceronti vivono in Africa e diverse sottospecie rare abitano l'Asia. Quindi, l'incontro reso possibile solo grazie all'intervento dell'uomo ha provocato un vero shock per questi erbivori. Non sanno di che animale si tratta e rimangono perplessi. Bene, qui diventa chiaro che i bisonti hanno nervi molto migliori dei rinoceronti. L'enorme bestia corazzata ha deciso di mettere alla prova i suoi vicini e ha lanciato un attacco diretto. Nessun bisonte ha sussultato. Un paio di brevi movimenti in risposta e il rinoceronte fugge in preda al panico. Sembra che sia diventato un isterico. Il bisonte non poteva lanciarsi e attaccare il gigante corazzato, ma ha deciso che una rapida ritirata sarebbe stata la mossa migliore. Le iene sono tra i predatori più pericolosi ed efficaci in Africa. Sono più piccoli di molto concorrenti come leoni e leopardi, ma hanno i loro vantaggi. E innanzitutto, il loro numero. Le iene si riuniscono in interi piccoli eserciti. Se un branco può mandare 3 o 4 leonesse contro un bufalo, le iene ne attaccheranno con una dozzina o addirittura una dozzina e mezza. Inoltre, non considerate le iene deboli. Le loro mascelle possono schiacciare ossa di grandi dimensioni. Le loro tattiche di caccia sono caratterizzate da una crudeltà che produce risultati. Mentre le pantere cercano di raggiungere la gola della preda e semplicemente strangolarla, le iene possono girare intorno alla preda per ore, piombare addosso, mordere e ritirarsi. L'obiettivo delle iene è infliggere il massimo delle ferite che sanguinano e indeboliscono l'avversario. Le iene sono molto resistenti e anche se diversi individui si stancano, arriveranno i rinforzi. Le iene possono trattenere la preda in un anello e non lasciarla andare per molto tempo. Questo ricorda un assedio dove, prima della tempesta decisiva, il nemico strema i difensori con diversivi e terrore. Questa tattica può sembrare ripugnante per noi, ma non c'è posto per la moralità umana nel mondo animale. Dopotutto, i cuccioli di iena aspettano i loro genitori nelle loro tane. Non sei d'accordo? Condividi la tua opinione nei commenti. Inoltre, anche contro un numero enorme di avversari, i bufali non sono disposti ad arrendersi. Le iene chiaramente sottovalutavano la resistenza e la ferocia del loro nemico. Il bufalo agisce in modo molto deciso. La tattica tipica delle iene è quella di far attaccare la vittima da più animali uno per uno. Quando un avversario più grande ma circondato si lancia contro una iena, l'altra morderà la schiena. Tuttavia, le iene sottovalutavano la coesione dei bufali. Gli ungulati si coprono a vicenda e non permettono ai compagni di attaccare da dietro. Anche un enorme branco di iene esita di fronte a diversi bufali contemporaneamente. Sebbene i predatori scelgano saggiamente un vitello come preda, gli erbivori adulti non permettono loro di avvicinarsi e nemmeno di toccare il vitello. Quando gli ungulati si coprono a vicenda, possono facilmente disperdere i nemici. Non importa per quanto tempo le iene possono assediare una mandria del genere, i bufali sono molto più testardi. Qui una femmina difende il vitello da un intero branco. Il vitello è riuscito a mantenere la calma, non scappando e rimanendo a terra tra le gambe della madre. Questo lo ha salvato. La femmina di bufalo difende coraggiosamente la prole e scaccia un'intera banda di predatori finché le iene si rendono conto finalmente che questa preda non fa per loro. Oltre alla forza, i bufali hanno altri vantaggi. Se un ungulato decide di regolare i conti con una iena particolarmente fastidiosa, il suo attacco da dietro non verrà fermato nemmeno dagli altri aggressori. Un toro può semplicemente calpestare una iena e, ignorando gli altri morsi, passare al resto degli attaccanti solo dopo aver sconfitto il primo nemico. Una soglia del dolore molto elevata è un vantaggio innegabile per gli ungulati. Inoltre, il toro ha un vantaggio così serio in termini di forza fisica che a volte anche dozzine di iene non bastano per sconfiggerlo. È difficile trovare un erbivoro più aggressivo di un ippopotamo. Questi feroci giganti considerano privati i loro territori acquatici e possono attaccare qualsiasi altro animale che si avvicini senza una ragione apparente. Sebbene gli ippopotami spesso tollerino la presenza di altri ungulati, perdono la pazienza se vengono provocati. Se un impala fa troppo rumore,
L'ippopotamo gli spezza subito la spina dorsale con le sue incredibili mascelle. Se una zebra irrita l'ippopotamo trascorrendo troppo tempo nella sua acqua, il gigante carica e annega lo sfortunato animale. Anche se l'ippopotamo lo ha recentemente protetto da altri predatori. Tuttavia, ci sono animali a cui non importa nulla degli sbalzi d'umore degli ippopotami. I bufali africani. Nonostante il bufalo sovrasti l'ippopotamo, non lasciarti ingannare. Il peso del toro è inferiore a una tonnellata, mentre il peso dell'ippopotamo è circa 4 volte superiore. L'aggressore lo sa, quindi minaccia il bufalo e carica in modo aggressivo. Tuttavia il bufalo è un animale orientato alla famiglia. Anche se potrebbe non sopraffare l'ippopotamo, è il più grande e forte del suo gruppo. Pertanto il coraggioso toro dà ai suoi parenti la possibilità di ritrarsi e si assume tutta la rabbia dell'ippopotamo. Sei d'accordo? Tale lealtà è ammirevole. L'ippopotamo apre la bocca abbastanza da contenere l'intera testa del bufalo insieme alle sue enormi corna. Una vera battaglia tra titani. Ma questi tentativi di intimidazione non fanno alcuna impressione sul bufalo. Rimane fermo, coprendo il ritiro della sua famiglia in un luogo sicuro. Fortunatamente, il feroce attacco si è concluso per i bufali senza gravi ferite. Ha resistito alla pressione dell'ippopotamo ed è riuscito anche a resistergli. Sconfiggere il massiccio ippopotamo era impossibile. Le forze erano troppo irregolari e le corna del bufalo non erano abbastanza affilate da penetrare nella pelle spessa, ricca di strati di grasso e ben protetta dell'ippopotamo. Eppure, in una battaglia contro un ippopotamo, ritirarsi e preservare la vita senza gravi ferite è già una vittoria. La tattica dell'ippopotamo è semplice. Vuole ribaltare l'avversario, buttarlo a terra e girarlo in modo da poterlo afferrare più facilmente con le sue enormi mascelle. L'ippopotamo non riconosce i morsi brevi. Afferra la vittima con le sue enormi zanne, poi la scuote da una parte all'altra come un panno bagnato. Tuttavia, il bufalo è riuscito a evitare questo destino fatale e si è ritirato per salvaguardare la sicurezza della sua famiglia subito dopo aver trovato rifugio. Questo ippopotamo si considera chiaramente un vero mostro. Si è arrabbiato quando un'intera mandria di bufali si è avvicinata all'acqua dove stava riposando. L'ippopotamo non vuole vedere ospiti e considera il lago suo. Per questo ha deciso di mostrare a questi bufali chi comanda. L'effetto è impressionante. Una creatura potente, grande quanto un'auto, emerge dall'acqua, ruggisce con furia, agita la sua enorme bocca da una parte all'altra, crea vere e proprie onde, si precipita sulla riva e all'improvviso si rende conto che la sua performance non ha impressionato i bufali. L'ippopotamo è solo, mentre c'è tutta una folla di bufali e a loro non piace quando qualcuno cerca di intimidirli. Quando l'ippopotamo era già sulla riva, capisce all'improvviso che non solo i bufali non si ritiravano, ma lo stavano circondando, abbassavano la testa con enormi corna e lo guardavano con un po' di freddezza. Chiunque si sentirebbe a disagio in questa situazione. L'ippopotamo si sgonfia come un palloncino, perdendo lentamente l'aria. Solo pochi istanti fa era pronto a disperdere i tori come gattini e ora abbassa la testa, cercando di apparire piccolo e poco appariscente. Come se dicesse, cosa, io ho semplicemente sbadigliato, inciampato e mi sono precipitato sulla riva. Non rappresento alcuna minaccia e, a proposito, mi sono spaventato come un pesciolino. Avrei dovuto fare le cose in un altro modo. Mi piacete, ragazzi, addio! Sotto lo sguardo fermo di una dozzina di bufali, l'ippopotamo ritorna cautamente in acqua, dove si sente più sicuro. Cosa ne pensate di questa scena divertente? Condividete la vostra opinione nei commenti! Questo bufalo è riuscito a valutare in tempo la situazione e a capire come resistere a un ippopotamo. In primo luogo, bisogna resistere al primo attacco diretto e avvicinarsi il più possibile alla parte anteriore del nemico, in modo da non poter sfruttare il suo vantaggio di massa e avere più difficoltà a utilizzare la potenza della mascella. In secondo luogo, il bufalo si accuccia e si tuffa sotto la testa dell'ippopotamo per colpirgli il collo con le corna quando l'avversario lo minaccia con le sue zanne. Ottima mossa! Anche se il collo dell'ippopotamo è spesso, la pelle cadente indica facilmente che si tratta di un'area sensibile. Di conseguenza, anche un solo bufalo è riuscito a resistere all'attacco aggressivo dell'ippopotamo, costringendolo a ritirarsi e a cessare l'attacco. Gambe lunghe, corpo potente e coda sottile. A giudicare dalla sagoma,
il toro sembra essere esclusivamente un animale terrestre. Gli gnu, infatti, vivono sulla terraferma, ma sono ottimi nuotatori. Navigano bene nell'acqua, superando gli ostacoli acquatici, a differenza delle mucche domestiche. Tuttavia, in Asia esiste un tipo di bestiame che ama l'acqua ancor più degli altri ungulati. Per questo viene chiamato bufalo asiatico. Oltre a pascolare vicino ai corsi d'acqua, questi animali possiedono un vero superpotere. Possono trattenere il respiro e immergersi per diversi minuti. La vista delle loro enormi teste cornute che emergono con grazia dall'acqua dopo pochi minuti di immersione è impressionante, non è vero? Tuttavia, i bufali asiatici non sono solo abili nuotatori, ma anche feroci combattenti in grado di resistere a forti pressioni. Qui un bufalo è impegnato in una battaglia con uno yak. Sebbene queste specie siano parenti relativamente stretti, ciò non impedisce una sana competizione. La collisione tra tori adulti e yak ricorda una battaglia tra due placche tettoniche. Entrambe le parti mostrano incredibile testardaggine e forza di volontà. Impiegano una tattica interessante. Sembra che attacchino direttamente e possano utilizzare solo una strategia di speronamento. In effetti, stanno saldamente sulle zampe come se i loro zoccoli fossero ancorati al terreno. Sembra che nemmeno uno tsunami possa farli ritirare. Eppure, nonostante il potente impatto, entrambi gli animali combattono elegantemente. Notare i piccoli movimenti affinati delle loro teste. Lo scambio di colpi devastanti inizia ad assomigliare alla scherma, dove gli avversari cercano di trovare aperture nella difesa reciproca. Agganciano, sbilanciano, controllano i fianchi con brevi colpi di corno. Reagiscono rapidamente alle minacce e rispondono con potenti contrattacchi. In un minuto, entrambe le bestie sferrano dozzine di colpi. Hanno creato una nuvola di polvere mentre tentano di spingersi a vicenda giù per il pendio. Pertanto resistono contemporaneamente alla pressione dell'avversario, esplorano le difese con brevi colpi di corno e contemplano come assicurarsi una posizione tattica più vantaggiosa. Veri guerrieri, davvero! Da che parte stai in questo confronto? Condividi i tuoi pensieri nei commenti. I coccodrilli possono trascinare sott'acqua antilopi selvatiche o zebre. Ammettilo, siamo tutti vittime dello stereotipo secondo cui gli animali domestici sono più deboli di quelli selvatici, giusto? E se un coccodrillo può facilmente gestire un grande ungulato selvatico capace di migrare attraverso diversi paesi, allora sicuramente questo rettile può gestire una mucca domestica che risiede pacificamente in un recinto e non è abituata alle difficoltà della natura selvaggia. Bene, preparati per una sorpresa. Proprio come questo coccodrillo, il cui inizio di caccia è andato perfettamente, ha afferrato una mucca adulta e ben nutrita in un modo che non le ha lasciato alcuna possibilità di scappare. La presa sulla base della zampa posteriore priva la vittima dell'agilità, ma le mascelle del rettile non potevano scivolare. Non restava che trascinare la preda negli abissi, affogarla o semplicemente finirla. Ma la mucca era chiaramente contraria a una simile svolta degli eventi. Ha semplicemente sollevato l'intero corpo del coccodrillo sopra l'acqua. Il rettile non poteva trascinare la mucca e nemmeno rallentarla. Indifeso, il coccodrillo rimane appeso sotto la zampa posteriore dell'ungulato, scioccato dal fatto che la mucca era semplicemente uscita dall'acqua con esso. Per qualche tempo la mucca è rimasta lì con calma, riflettendo su come risalire il pendio con un fratello così spiacevole. E quando il coccodrillo si rende conto che le possibilità di sconfiggere la preda erano scarse come quella di una pulce, si arrende e torna strisciando in acqua. Certamente non vanno sottovalutati i tori e le mucche nazionali. I tori europei sono discendenti del loro selvatico, il bisonte europeo estinto che in epoca medievale simboleggiava la forza selvaggia. Dopo l'addomesticamento, i loro discendenti hanno perso circa il 30% delle loro dimensioni nel corso di centinaia e migliaia di anni vivendo a fianco degli esseri umani. Ma ciò non significa che i tori domestici siano diventati deboli. Nutrire un uro gigante era poco pratico. Tuttavia, hanno trasmesso la loro forza ai loro discendenti. Questo toro non tenta di attaccare nessuno, non è aggressivo e non fa movimenti bruschi. Si è semplicemente trovato accanto a una macchina e l'animale ha deciso di mettere alla prova la sua forza. Ebbene, il proprietario del veicolo ha chiaramente capito che non era il caso di lasciare l'auto in quel posto. In molte regioni del mondo i tori domestici pascolano liberamente. Naturalmente, gli agricoltori non permetterebbero al bestiame domestico di entrare nel territorio degli animali selvatici senza la certezza che la mandria ritornerebbe a casa intatta. Guarda come un toro domestico resiste a un bufalo selvatico. Non è chiaro su cosa gli animali non fossero d'accordo,
Ma il bufalo voleva scacciare la mandria di mucche o viceversa assumerne il comando. In ogni caso il toro domestico non andava sottovalutato. Ogni colpo di corno spinge indietro il bufalo più massiccio, costringendolo a ritirarsi. E nonostante siano spesso sorvegliate da cani da pastore, molte razze di mucche domestiche non hanno affatto bisogno della loro protezione. Prendiamo ad esempio il Texas Longhorn. Questo formidabile gigante sembra impressionante, vero? Avresti il coraggio di avvicinarti? I maschi di questa razza vantano uno dei set di corna più grandi ed estesi tra tutti gli animali del pianeta. L'apertura del corno raggiunge oltre 2 metri e questo è un risultato medio. Alcune corna possono essere anche più lunghe. Il duello tra due Longhorn sembra intimidatorio, soprattutto quando le gigantesche corna di questi maschi si scontrano in un attacco di speronamento. Se pensate che le mucche domestiche abbiano queste corna solo come decorazioni, vi sbagliate. Il fatto è che mandrie di tali mucche vagano liberamente e regolarmente attraverso il territorio degli erbivori selvatici. Ecco un video di un Longhorn che incontra un bisonte con modeste corna e con un'inclinazione aggressiva. Forse il bisonte ha semplicemente sottovalutato un lontano parente, ma sfidare la sua rabbia è stato un evidente errore. Il Longhorn ha opposto una resistenza impressionante al suo avversario. L'intera testa del bisonte si inserisce tra le corna del Longhorn. Sebbene la bestia selvaggia abbia più esperienza nello scontrarsi con altri erbivori, il cugino domestico mantiene la sua posizione. I due enormi ungulati lottano come veri atleti. È interessante notare che non tentano di infliggere ferite con la punta affilata delle loro corna, ma non si arrendono né si ritirano. E questo non è l'unico episodio del genere. Ecco un'altra resa dei conti. I Longhorn pascolano liberamente, sapendo che se un bisonte sfacciato cerca di scacciarli, il maschio con potenti corna interverrà sicuramente per difendere la sua mandria e resistere alla bestia selvaggia. Fortunatamente entrambi gli ungulati sono rimasti illesi dopo questo duello. Il bisonte rosso dorato e l'audace Longhorn. Entrambi gli animali sono bellissimi e speriamo che ne siano usciti incolumi. Non sei d'accordo? C'è una rara, vecchia registrazione in bianco e nero di un Longhorn che affronta un leone selvaggio. Che dire, 100 anni fa la gente non pensava molto alla protezione dell'ambiente e al benessere degli animali. Non approviamo i creatori di questo video, ma grazie adesso vediamo che anche contro uno dei predatori più forti del pianeta, un toro domestico può resistere e persino emergere vittorioso. Inizialmente l'iniziativa sembra essere dalla parte del leone. Lo spazio ristretto non consente al toro di tentare la fuga. Tuttavia il Longhorn non sembra affatto graduale. Oppone immediatamente una resistenza impressionante, si scrolla di dosso il leone, sferra alcuni colpi con gli zoccoli e poi passa ai contrattanchi attivi. Il leone è sotto shock e si guarda attorno come se implorasse silenziosamente di portargli via questa irragionevole bestia cornuta. Il predatore semplicemente non sa come avvicinarsi. Le corna sono troppo larghe e impediscono l'attacco alla gola del toro. E i potenti calci con gli zoccoli scoraggiano gli attacchi da dietro. Ora il leone si rammarica di essere stato rinchiuso in uno spazio ristretto con questa creatura mostruosa. Dopo una dimostrazione di forza così impressionante, potresti pensare che i Longhorn siano bruti che aspettano solo di essere liberati dai recinti stretti nella prateria per trovare vittime da attaccare. Stranamente non è così. Nei confronti degli umani, questi giganti dalle enormi corna sono molto leali. Sono calmi e persino gentili. Un normale toro domestico europeo a volte può dimostrare una tale testardaggine che per il trasporto è necessaria una gru da cantiere. I Longhorn, al contrario, sono docili e gentili con gli umani. Sebbene possano resistere a un leone o un bisonte, è solo l'ultima risorsa. Per il Longhorn un essere umano è un amico. Questo comportamento insolito ha portato a una tendenza crescente nel loro utilizzo come cavalcatura, nel loro nativo Texas, in sostituzione dei cavalli. Sorprendente, non è vero? Eppure è una decisione costruttiva. Questi tori non sono solo docili e obbedienti con un addestramento e una preparazione adeguati, ma possono anche proteggere il loro cavaliere. Le corna giganti in volo distoglierebbero non solo gli orsi, ma interi branchi di lupi da un cowboy in groppa a un toro così colossale. Ti piacerebbe cavalcare un animale del genere? Condividi i tuoi pensieri nei commenti, soprattutto se hai avuto esperienza con queste straordinarie creature. È interessante considerare se potrebbero essere addestrati per proteggere gli esseri umani in modo simile ai cani da guardia o ai cani da pastore. Sarebbe fantastico!
Mentre le mucche e i tori domestici europei assomigliano agli uri euroasiatici, nel subcontinente indiano le mucche domestiche avevano un antenato diverso, gli uri indiani, originari della stessa famiglia. Ecco perché lo zebù indiano differisce esternamente dalla mucca europea. Alcune caratteristiche distintive dello zebù includono una gobba piccola ma pronunciata, una silhouette più diritta nella schiena e pieghe della pelle che pendono sotto alla gola. Tuttavia, poiché entrambi gli antenati delle mucche erano parenti, gli zebù indiani e le mucche europee si incrociano con successo. Ciò ha portato alla nascita di numerose razze ibride. Perché sono necessarie? Bene, per l'agricoltura le mucche europee sono più adatte, poiché nel corso dei secoli hanno sviluppato molte razze da latte e da carne. Ma gli zebù tollerano meglio il caldo, possono stare senza acqua e cibo per un lungo periodo e soprattutto possiedono una resistenza naturale alle malattie trasmesse da insetti succhiatori di sangue come le zanzare. Ecco perché gli zebù si sono diffusi in tutto il mondo, soprattutto nelle regioni tropicali. Ad esempio, centinaia di migliaia di queste mucche vivono ora in Africa e non se ne trovano meno in Sud America, sebbene lì esistano molti ibridi di zebù e di razze europee. Le razze bovine possono variare in modo significativo. Ecco un duello tra tori di due razze, Watusi e Brahman. Entrambi gli animali sono robusti e implacabili, ma differiscono notevolmente nell'aspetto. Le corna del Watusi sono gigantesche, mentre il Brahman ha dimensioni, massa e potenza maggiori. Da che parte stai tu? Gli zebù hanno davvero una salute invidiabile e a quanto pare una forza straordinaria. Qui vedi uno zebù che resiste ferocemente a un bufalo. Il lontano parente, grande circa il doppio e perfino più massiccio dello zebù, è sopraffatto. Ma il toro indiano affonda gli zoccoli nel terreno, abbassa la testa e resiste. È un caso in cui, anche in uno scontro frontale, il vantaggio in termini di pura forza fisica non garantisce la vittoria. Anche quando il bufalo prevale sullo zebù, il toro indiano resta fermo e resiste ai colpi del nemico. Quindi contrattacca, costringendo il bufalo più pesante a sollevarsi da terra e a ritirarsi. Lo zebù scaraventa letteralmente da parte il suo avversario. Questi cani apparentemente hanno deciso di richiamare il loro antenato predatore e selvatico e hanno attaccato lo zebù. Grosso errore! Se i cani non si comportano pacificamente come animali domestici, l'ungulato non esiterà a reagire. Alcuni colpi con zoccoli potenti e il cane viene lanciato in una direzione o nell'altra. Ogni colpo del toro va a segno con precisione. I cani non si aspettavano una tale resistenza da parte del gigante solitamente calmo e hanno pagato il prezzo per aver sottovalutato il toro. Quale esempio di dimostrazione inaspettata dell'immensa forza del toro ti ha sorpreso di più? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per vedere nuovi affascinanti episodi della fauna selvatica. Alla prossima!